Ci hanno deliziato con questa loro performance che ci introduce in questo breve video dove illustrerò e spiegherò come funziona l'organo Hammond con il Leslie da quando mettiamo la spina nella corrente fino a quando sentiamo il suono uscire appunto dal Leslie. Questo è un Hammond B3, è un organo elettromagnetico valvolare. È dotato di due tastiere da 5 ottave più una pedaliera da 2 ottave. La prima ottava che vedete alla vostra sinistra a tasti invertiti sono i preset dello strumento che ci consentono di cambiare la timbrica a seconda del brano che viene eseguito. Il Si bemolle e il Si di entrambi il gruppo dei preset ci consentono invece di variare il suono in tempo reale agendo sui drawbars. I drawbars sono questi 9 tiranti che potete vedere, ce ne sono 2 per la tastiera superiore e 2 per la tastiera inferiore. Con il Si bemolle premuto abilitiamo il primo gruppo sulla tastiera superiore e questo primo gruppo della tastiera inferiore. Con il Si premuto ovviamente gli altri, questo gruppo e questo gruppo. I 2 drawbars centrali invece sono sempre disponibili e sono quelli per la pedaliera. Il Si bemolle e il Si, come abbiamo detto, servono per modificare il suono in tempo reale. Invece tutti gli altri, ad eccezione del primo Do, che è quello che è il cancellatore, dicevo, tutti gli altri hanno un suono già presettato dalla fabbrica che comunque si può modificare agendo all'interno dello strumento. Oltre al controllo appunto della timbrica abbiamo anche quei 4 tablets che vedete alla vostra destra che sono per il controllo della percussione, questi 2 tablets che sono per il controllo del vibrato e questo che ci controlla il volume che comunque possiamo regolare con il pedale d'espressione che si trova là sotto. Le 2 tastiere hanno, come detto, hanno lo stesso suono, non sono identiche. Si differenzia la tastiera sopra perché ha la possibilità di avere la percussione. La percussione possiamo abilitarla solo ed esclusivamente con il tasto del preset Si premuto e abilitiamo anche il secondo gruppo di drawbars.
Per attivare la percussione andiamo a pigiare il tasto ON e così noi abbiamo la nostra percussione. Il secondo tasto serve per il volume, così aumentiamo il volume. Il terzo tasto per il decadimento, così è breve, così è leggermente più lungo. E il quarto tasto per selezionare l'armonica, la terza o la seconda armonica. Allora, ancora due parole sulla percussione per dire che quando abilitiamo la tastiera sopra, appunto per avere la percussione, e attiviamo la percussione, l'ultimo drawbar, quello da un piede, non funziona. Adesso io la disattivo e sentite che suona. Quando è attivato questo drawbar non funziona. Altra cosa importante, il controllo del volume. Adesso il volume è su soft e sentiamo la percussione così. Quando io vado a mettere su normal, che è molto più alta, oltre ad aumentare il volume della percussione, si abbassa il volume delle drawbars. Adesso vi faccio sentire, esempio. Tiriamo fuori queste drawbars, così. Sentite questo suono? Adesso è in condizioni di percussioni normal. Adesso metto percussione soft e il volume delle drawbars torna normale, ok? Per cui diciamo che questo tasto ha la duplice funzione di aumentare sì il volume della percussione e diminuisce anche, attenua leggermente, il volume delle drawbars. Il terzo, come detto, il terzo tablet, che è quello per il decadimento avete già sentito, breve e lungo, ha la possibilità comunque di essere modificato da un trimmer sul preamplificatore. Bene, ora passiamo a vedere gli altri tablet sulla sinistra. Gli altri tablet sulla sinistra sono quelli che attivano il vibrato. Il vibrato possiamo averlo sulla tastiera sopra o sulla tastiera sotto o in entrambe le tastiere. E questo pomello ci consente di regolare 3 profondità di vibrato e 3 profondità di chorus. Questo tablet che vedete all'estrema sinistra controlla semplicemente il volume di tutto lo strumento. Per prima cosa procediamo con l'avviamento del generatore. Per fare ciò sposto la levetta di start in avanti e la lascio per 4-5 secondi. Successivamente sposto la levetta di run sempre in avanti, che sarebbe quello di accensione generale dello strumento elettrico, e rilascio la levetta di start dell'avviamento. E adesso lo strumento è pronto per l'uso. Cos'è stato fatto? Azionando l'interruttore di start abbiamo dato corrente al motore di avviamento posto sulla destra del generatore. Creando un campo magnetico, oltre ad avviarne la rotazione, si sposta il rotore longitudinalmente. Vedete? Longitudinalmente, quando io do corrente, il rotore si sposta. Sul rotore vi è un pignone che va ad accoppiarsi sull'ingranaggio posto sull'albero centrale del generatore stesso. Adesso lo piazziamo e così vediamo cosa succede. Eccolo qua. Perché il pignone comunque va ad ingranare su un altro ingranaggio che c'è all'interno dell'albero motore. Ok, adesso lo facciamo ripartire così. Così si può anche dare un'occhiata a tutte le ruote soniche che girano. Ok. Adesso inizia a ruotare fino a raggiungere i residui necessari per un corretto avviamento. In questo generatore funzionante a 60 Hz, il motore d'avviamento deve superare di poco i 1200 giri, perché il motore sincrono ha una velocità di rotazione di 1200 giri, essendo un motore sincrono a 6 poli. Se fosse stato un motore sincrono a 50 Hz a 4 poli, avrebbe ruotato ad una velocità di 1500 giri al minuto. Con l'interruttore RAN, oltre ad alimentare il motore sincrono, colleghiamo in serie al motore di avviamento
un resistore che ha la funzione di attenuarne la coppia motrice per consentire un equilibrio di trazione tra i due motori, per cui un giusto equilibrio. Ora il generatore è perfettamente funzionante. Adesso il generatore è in funzione. Il motore sincrono mantiene costante la rotazione di tutti gli organi in movimento e trasmette il suo moto a questi due volani che sono accoppiati da due piccole molle elicoidali, e da questa molla come potete vedere, che trasmette appunto da questo alberino all'albero principale del generatore. Queste molle hanno la funzione di ammortizzare la fluttuazione del motore, in quanto il motore sincrono non ha un moto lineare, bensì ruota piccoli scatti, e 6, in questo caso 6 per ogni rivoluzione, e le molle hanno proprio la funzione di minimizzare, se non annullare, questo movimento alternato, oltre a renderlo il più silenzioso possibile. All'interno del generatore vi sono una serie di ingranaggi imbacchellite, come potete vedere, di vari diametri, che moltiplicano e demoltiplicano i giri delle 91 ruote foniche. Come potete vedere, anche qui la ruota fonica è un disco metallico del diametro di circa 2 pollici, che sono circa 51 mm, ed ha una circonferenza sagomata da un certo numero di denti o petali. Partiamo con le ruote con le prime 12 ruote foniche da 2 denti, altre 12 da 4, da 8, da 16, da 32, da 64, da 128 e poi ce ne sono 7 da 192. Si riesce così ad ottenere le 91 note che partono dai circa 32 Hz del primo Do fino ad arrivare ai 5920 Hz del Fa diesis dell'ottava ottava. La nota si ottiene facendo ruotare la ruota fonica in prossimità della cupside del pickup. Il pickup è realizzato da una barretta di metallo magnetico avente un avvolgimento di rame sull'estremità che varia di dimensioni e caratteristiche a seconda dell'ottava a cui è destinato. Esempio, questo è un pickup per le note basse e questo che è più piccolo, che ha un avvolgimento più piccolo, è un pickup per le note più alte. La ruota fonica, variando il campo magnetico del pickup, genera una corrente alternata ai capi del suo avvolgimento. Come potete vedere anche dal generatore montato, queste barrette sono tutte le barrette del pickup e queste qui all'interno che vedete arancioni sono le ruote foniche. Facciamo un esempio per generare un La a 440 Hz avremo bisogno di una ruota fonica da 16 denti che ruoterà vicino al pickup e dovrà avere una rotazione di 27,5 giri al secondo, perché 27,5 per 16 fa 440 Hz. A differenza del Do che ha bisogno di una frequenza di 261 Hz, facciamo ruotare sempre una ruota fonica da 16 denti sul pickup che ruoterà a 16,31 giri al secondo, ottenendo così una rotazione di 978 giri al minuto contro i 1650 giri al minuto della ruota precedente dell'A. Questo per far capire che comunque all'interno del generatore, grazie appunto agli ingranaggi citati precedentemente, abbiamo una moltiplicazione e una demoltiplicazione dei giri del motore. Adesso che i 91 pickup sono operativi, bisogna far sì che le correnti generate abbiano le caratteristiche timbriche adeguate allo scopo. Per fare ciò i tecnici Hammond hanno filtrato ogni tono interponendo uno shunt di qualche ohm sulle prime 3 ottave del generatore, un filtro RC sulla quarta ottava e un condensatore con un trasformatore alle rimanenti ottave. Questo trasformatore con il condensatore enfatizza
la nota sulla frequenza per la quale è stato calcolato e accoppiato. Questo sistema di filtraggio è stato applicato sui generatori di ultima evoluzione. A questo punto inizia la procedura di taratura del generatore, e per fare ciò bisogna avvicinare e allontanare i pick-up dalla propria ruota fonica in modo micrometrico per ottenere una perfetta equilibratura del generatore. È fondamentale che la taratura venga effettuata con uno strumento all'altezza della situazione, perché abbiamo delle tensioni comprese tra i 3 mV e i 10 mV e lo strumento deve essere in grado di leggere anche il decimillesimo di volt per avere un generatore perfettamente tarato, in modo che possa esprimere tutto il suo potenziale poi che viene trasferito all'organo. Non ultimo, attenersi scrupolosamente alle tabelle Hammond per eviterei comunque improvvisazioni dell'ultima ora, anche se ognuno col proprio strumento è libero di fare quello che vuole. Questo capolavoro di micromeccanica dispone anche di un sistema di lubrificazione interna per umettare tutte le bronzine. Da serbatoio centrale, che non contiene olio libero come se fosse una coppa, ma solo alcune strisce di cotone imbevute di olio, che trasportano per capillarità il lubrificante a dei sottili fili di cotone che raggiungono tutte le bronzine dell'albero centrale, degli alberi laterali aventi le 96 ruote, i motori. Ecco qua, per esempio, del motore si può vedere il filo di cotone, del motore, del vibrato scanner e anche dell'altro motore di avviamento. A questo punto abbiamo sui 91 terminali a saldare le note disponibili per poter far funzionare lo strumento. Ho detto 96 dischi, 96 ruote, ma in realtà le ruote foniche sono 91, le altre 5 servono soltanto per l'accoppiamento meccanico. Sui 91 terminali a saldare del generatore, dove abbiamo appunto disponibili 91 toni, 79 fili partono e vengono fino alla tastiera e vanno a collegarsi ai terminali appunto della tastiera. I 79 cavetti portano le note dal Do della seconda ottava fino al Fa diesis dell'ultima ottava. Sono messi i collegamenti dei primi 12 perché, come forse ho già detto, sono i terminali che sono destinati alla pedaliera. A questo punto, tramite dei sottilissimi fili resistivi, che sono questi che potete vedere, che sono fili resistivi di diametro diverso e anche di lunghezza diversa, arrivano sui 549 contatti mobili, che sono questi. Ogni tasto aziona 9 contatti, proprio questo qui è l'attuatore dei 9 contatti, ogni tasto ne aziona 9 di contatti, che ogni tastiera appunto ha al suo interno. Abbiamo disponibili le 79 note sparse all'interno dei contatti con una precisa sequenza. Ogni tastiera, oltre ai 549 contatti mobili, ha longitudinalmente le barre statiche, meglio conosciute come bus bar, che vediamo se riusciamo a tirarle fuori. Una, eccola, questa qui è una bus bar, che potete vedere, una bus bar, e ogni qualvolta premiamo dei tasti, i contatti mobili trasferiscono le proprie note sulle nuove barre. Ognuna di queste barre si collega tramite i contatti sotto i tasti dei presets, sia alle barrette di preselezione dei preset stessi che alle drawbars. Le drawbars hanno il compito di trasferire il segnale al trasformatore di accoppiamento, che vedete qui, che è meglio conosciuto come matching transformer, che ha la doppia funzione di poter consentire la regolazione dell'intensità quando le drawbars vengono spostate e di adattare la bassa impedenza del generatore all'alta impedenza del preamplificatore. Il matching transformer, tra l'altro, sono due, uno per la tastiera superiore e uno per la tastiera inferiore, sempre dentro in questo scatolotto. Perché due trasformatori? Perché questo ci consente di avere il vibrato o sopra o sotto o su entrambe le tastiere.